Accendiamo oggi la quarta candela dell'Avvento, di colore bianco, detta dell'amore e degli angeli, perché essi sono stati i primi ad annunciare la nascita del Messia. Dio sceglie di nascere nella piccola Betlemme, da Maria, fanciulla umile e semplice. Infatti, il Padre si serve dei piccoli per realizzare il suo progetto di salvezza per l'umanità. Sarà questa la conferma del Figlio di Dio con il suo Vangelo. Dio, mio Signore, dammi la tua salvezza.
Uniamo anche il nostro nel sentire Maria intonare un inno di lode al suo Signore, e con questa melodia che ci incamminiamo verso la grotta per contemplare l'amore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, l'affetto e la maternità della Vergine Santa siano con tutti voi. Ecco il tuo Spirito. Ed eccoci all'ultima domenica, per la verità, non appena una settimana, appena poche ore, e noi saremo immersi nel grande momento del Natale, nella gioia del Natale. Forse vi siete accorti entrando stamattina che abbiamo voluto mettere un segno al centro della nostra chiesetta. Chiunque entra incontrerà il mistero della Natività, soltanto che in queste poche ore chi entra vedrà una culla vuota, ma vedrà due persone rappresentate da questa statua della Vergine Santa e di Giuseppe, due situazioni, due cuori che attendono, e quella lampada accesa che sta ad indicare la veglia, l'attesa che viene fatta stando in piedi, stando svegli, la veglia che ci permette di accorgerci che il Signore sta arrivando. In queste domeniche abbiamo sentito un messaggio: il Signore è vicino, il Signore è vicino, il Signore è vicino. Non ci sembra vero, è talmente vicino che tra poco lo incontreremo. Allora, fratelli cari, disponiamoci in questa messa stamattina ad aprire il cuore come l'ha aperto Giuseppe, come l'ha aperto Maria al mistero di Dio. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore vero Dio, Figlio del Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, vero uomo, nato da Maria per opera dello Spirito Santo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, alba della nuova umanità, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua resurrezione, donaci di arrivare al mistero della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tutte le profezie dell'Antico Testamento sono diventate chiarissime pienamente nel Vangelo della visitazione di Maria ad Elisabetta. L'incontro tra le due cugine rappresenta il compimento delle promesse di Dio. La gioia di Maria deriva certamente dall'essere madre che ha concepito il Messia, ma il suo atteggiamento di fede per aver creduto alla parola motiva di gran lunga la sua gioia esplosa nel Magnifica. Guardiamo a Maria, prima discepola di Gesù, come modello per noi, e apprendiamo da Gesù come fare la volontà del Padre. Egli, con la sua morte in croce, ha offerto la vita come unico sacrificio, una volta e per sempre, per la nostra santificazione. Allo stesso modo, anche noi
siamo chiamati ad offrire il nostro cuore e la nostra vita al servizio dei fratelli, per far entrare Gesù nel mondo. Dal libro del profeta Michea. Così dice il Signore: e tu, Betlemme d'Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Il salmo che adesso pregheremo cantando è questo versetto: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Lo vogliamo ripetere insieme? Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Lo canteremo così. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare a Dio la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge,
soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Parola del Signore. All'ultima domenica abbiamo acceso la quarta candela e oggi diciamo che il senso dell'attesa diventa più forte grazie a chi? A queste due donne che noi abbiamo incontrato nel Vangelo. Vediamo se abbiamo ascoltato bene chi sono queste due donne che abbiamo visto incontrarsi. Una è Maria, la mamma di Gesù. L'altra donna, come si chiama? È di Elisabetta, che sarebbe una cugina della Madonnina. O Signore, se l'è fatta in famiglia il discorso. Allora, amici carissimi, chi meglio di una donna ci potrebbe aiutare a capire determinate cose? Voglio fare appello a una cosa che noi uomini maschiacci vi invidiamo: la maternità. A
Anche se vi devo dire una cosa, quando mi trovo a parlare con qualcuno, sapete, si va sempre ai punti fondamentali di una scelta, di una vita. Parlando del mio celibato di sacerdote, parlando della bellezza del sacerdote, io sono orientato a dire questo, mi azzardo a dire questo. Non si può capire la gioia del sacerdozio come non si può capire la gioia della mamma. Chi può capire la gioia della mamma? Una donna. E il Signore, a voi donne ha dato la maternità, a noi uomini ha dato il sacerdozio. Io mi sono sempre così, quando ho fatto la riflessione, no, la vita mi porta a dover fare delle riflessioni in questo senso, io mi sono sempre detto questo. Allora, tornando adesso, scusate questa digressione, questa anche per farvi capire la bellezza del sacerdozio, che non è un qualche cosa di estraneo. A me, quando mi vogliono mortificare, sapete che mi devono dire? Che io sono certo che non mi ha voluto scusare, poi si discirma. Celibato è tutta un'altra cosa. Il celibato è la scelta di un amore tanto grande che ti riempie il cuore, al di là di una donna, di figli, di famiglia, al di là di tutto. Allora, queste due donne, beh, e cosa ci dicono stamattina? Il senso dell'attesa che esse vivono, e soprattutto, guardate, ambedue sono capaci di contemplare il mistero che portano dentro prima ancora di vederlo con gli occhi del cuore e con gli occhi del corpo. Li vedono questi due misteri con gli occhi del cuore. Peccato che il Vangelo oggi ci fa fermare soltanto all'incontro tra le due donne. Sarebbe bello, nella messa di stasera lo voglio fare, leggere anche il canto meraviglioso della Vergine Santa, è magnifica, perché questo incontro non si può capire così a sé stante. Sì, ti dice tante cose meravigliose, ma si può capire se poi tu sfoci in quel canto meraviglioso dove Maria, che cosa ci dice, fratelli cari? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta il Dio mio Salvatore. Che poi non è una lode per lei e per se stessa, attenzione. In quella lode ci ritroviamo tutti quanti gli uomini e ritroviamo la logica di questo Dio che ti riempie del suo amore, ti riempie del mistero del suo amore. Ecco, Maria esplode di gioia e trasmette questa gioia anche ad Elisabetta, la quale non le sembra vero, sta incontrando la madre del mio Signore. E come fa Elisabetta a parlare così? È perché è colmata, ha detto il Vangelo, colmata di Spirito Santo, cioè è talmente piena di questo mistero che i suoi occhi riescono a vedere la realtà di Dio. Voi mamma lo sapete benissimo di che cosa sto parlando. Voi figlio non l'avete ancora visto, lo portate nel vostro pancione e siete capaci di dire come, che cosa sta facendo, che cosa non sta facendo. Sono gli occhi trasfigurati dall'amore che portano a questo. Ebbene, vedete, fratelli cari, Maria ed Elisabetta ci dicono il senso dell'attesa si trasfigura
in una contemplazione di mistero che ti fa esplodere di gioia. C'è la gioia tra queste due donne ed è una gioia talmente contagiosa che anche il bambino che Elisabetta porta nel grembo, che sarà il futuro Giovanni Battista, questo schizofrenico Giovanni Battista del deserto, esplode di gioia, da segni di vita, e Elisabetta lo deve dire: appena la voce del tuo saluto si è diffusa in questa casa, il mio bambino ha sussultato di gioia. Vedete, fratelli cari, che significa attendere Gesù? Certo, noi aspettiamo con ansia la mezzanotte santa, domani sera pure noi ci saremo intorno all'altare, pure noi esploderemo di gioia cantando al Gesù bambino che è nato, ma il senso dell'attesa è cominciare a gustare la presenza di questo Dio che è entrato nella storia. È bello, lo dobbiamo ancora incontrare, lo dobbiamo ancora vedere. Se mi permettete, possiamo dare uno sguardo alla messa. Nella messa che cosa succede, fratelli cari? La parola che, come oggi abbiamo ascoltato, la parola ti parla e tu cominci a vedere con gli occhi della fede questo Dio che è entrato nella storia, che sta con te nella storia, e lo comincia a gustare e comincia a lodare, come ha fatto Maria: l'anima mia magnifica il Signore. Noi dopo ogni lettura, abbiamo fatto pure stamattina, la persona che legge e ti dice parola di Dio, noi come rispondiamo? Rendiamo grazie a Dio, cioè noi cominciamo a lodare e ringraziare questo Dio anche se non lo vediamo. Poi questo Dio si rende presente: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue, l'Eucaristia che mi porta immediatamente a contemplare l'incarnazione del Figlio di Dio. Vedete, questi misteri noi li viviamo ogni domenica, però ogni domenica ce li lasciamo sfuggire perché ci distraiamo, seguiamo altre cose. Tante persone non vanno a messa, ma non sanno che cosa perdono. Certo, questo discorso lo portano, fanno peccato, non sanno che cosa perdono. Allora Maria ed Elisabetta stamattina ci stanno dicendo di cominciare a lodare Dio, perché Dio è in mezzo a noi, di cominciare ad esultare di gioia perché questo Dio non ci ha abbandonati. Faccio riferimento un momentino a quello che ieri dicevamo con voi genitori, vi ricordate? Vi dicevo stasera, noi dobbiamo soltanto consolarci. Vi rileggevo Isaia 49, vedete come torna il discorso di Dio. Può forse una donna dimenticare il figlio del proprio grembo, da non sentire questa passione per il figlio? Anche se una donna dovesse dimenticarsi del suo bambino, io non mi dimenticherò mai di te. Ti ho disegnato sul palmo delle mie mani, spiegavamo questo con i genitori, i pochi genitori presenti. Vedete, fratelli carissimi, allora queste ore che adesso ci separano dalla notte santa devono essere momenti di gioia. Attenzione, il Papa ci ha fatto un ammonimento nei giorni scorsi durante l'udienza generale, ha detto: non vi distraete, non togliete il vostro sguardo dal vero Natale, perché noi ce l'abbiamo questa tentazione. Oramai sapete che di Natale si è impadronita la pubblicità, si è impadronita la musica, si è impadronito il commercio. No, Natale significa comprare regali. No, Natale è Gesù. Allora la Vergine Maria adesso che cosa ci dice stamattina? Concentra il tuo sguardo d'amore su questo figlio che io ti voglio portare nel mondo, perché è figlio del Padre. Se noi cominceremo
riusciremo a gustare questa presenza Fratelli cari, sarà un Natale di gioia, perché esploderemo pure noi, l'anima mia magnifica il Signore, e con noi tutti i poveri della storia, tutti quegli uomini che sono disperati perché non hanno voce, tutti quegli uomini che si sentono abbandonati, ma Dio non li abbandona, tutti quegli uomini che non sono nel novero dei potenti, ma che sono certamente nel novero degli amati da Dio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Vedete in Gesù Cristo, che noi ci aspettiamo di incontrare, è venuto dal seno del Padre, nel seno di una Vergine Madre, per essere accolto da noi e per entrare nei nostri cuori, nelle nostre case, nella nostra società? Credo. Credete nello Spirito Santo, che soltanto ci dà la forza di riconoscere la presenza di Dio nel mondo e dentro di noi, e che può dare davvero un nuovo volto alla storia, una svolta agli avvenimenti di tutti i giorni. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Adesso con il cuore della Vergine Santa, con il cuore di Elisabetta, a cui aggiungiamo il nostro cuore, ci rivolgiamo al Padre e lo preghiamo tutti insieme. Diciamo insieme: Signore, rendici degni della tua venuta. Signore, rendici degni della tua venuta. Signore Gesù, sostieni tutti gli annunciatori della parola, il nostro Papa, i Vescovi e i sacerdoti che ci accompagnano nel cammino di comunione con Gesù. Preghiamo. Signore, rendici degni della tua venuta. Signore Gesù, ti affidiamo i nostri governanti affinché possano spianare il cammino ad un clima sociale e politico sereno e costruttivo. Preghiamo. Signore, rendici degni della tua venuta. Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le famiglie affinché siano pronte a fare la tua volontà sull'esempio di Maria e Giuseppe e ti possano accogliere nel proprio abita. Preghiamo. Signore, rendici degni della tua venuta. Signore Gesù, fa che la nostra comunità possa preparare con amore la tua venuta e sia disposta ad accogliere ogni vita come dono di Dio. Preghiamo. Signore, rendici degni della tua venuta. Signore Gesù, rendici consapevoli che Dio si è fatto uno di noi e ci chiama a vedere in ogni persona un fratello da amare. Preghiamo. Signore, rendici degni della tua venuta. Signore Gesù, rendi leggero il nostro cuore, appesantito dagli affanni della vita, e donaci la speranza di trovare sollievo in te. Preghiamo. Signore, rendici degni della tua venuta. Affidiamo al Signore la preghiera del nostro cuore. Pensiamo per un istante a quelli che sono nella sofferenza, nella prova, a quelli che sono nella disperazione, a chi è senza lavoro, a chi ha perduto la dignità a causa degli altri. Tutte situazioni che attendono la manifestazione del Signore. Preghiamo. Signore, Padre, te lo chiediamo non per i nostri meriti, ma
canto numero 263, Servo per amore. Sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, oh Dio, i doni che ti presentiamo sull'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie. E innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella gioia e nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Mm-hmm.
soprattutto in quest'ora in cui Cristo tuo figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché tuo figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signore Gesù si offre per noi. Stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione della croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione Cristo tuo Figlio e l'hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli, Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Franco. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo realmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprono alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo.
e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, a metterli a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santa Elisabetta, San Giovanni Battista e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Permettetemi di introdurre il Padre nostro con un invito e un'esortazione. Fratelli, impariamo a riconoscere le meraviglie che Dio opera nella nostra vita. Noi siamo impastati di amore. Dio nella nostra vita fa delle cose stupende, meravigliose. Tante volte non ce ne accorgiamo perché non ne prendiamo coscienza. Maria perché canta? Perché il figlio non lo vede, però deve lodare Dio e lo loda con tutto il cuore, perché andate a leggere il Magnificat. Riconosce che il Signore nella sua vita sta operando delle cose stupende e meravigliose. Maria le sa chiamare per nome e cognome, che si riconosce nel povero, si riconosce nell'umile, si riconosce nell'offeso, si riconosce in chi sta subendo la storia, però ecco, squarcia il velo della tristezza perché scopre che Dio l'ama. Le meraviglie di Dio sono queste, fratelli cari. Allora prima di dire Padre nostro, faccio scendere un momentino sulla nostra assemblea un silenzio, in qualche momento particolare. Pensiamo, stringendo il campo, a questa nostra settimana che abbiamo trascorso, e troviamo qualcosa di meraviglioso che Dio ha fatto con noi, e mentre preghiamo lo ringraziamo. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Ti do la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace.
Dio che toglie i peccati. Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto al compimento delle parole del Signore. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
sarà distribuito il piccolo calendario della vita parrocchiale di questi giorni di Natale. Io voglio darvi soltanto qualche dritta. Innanzitutto partiamo oggi pomeriggio. Per chi vuole, per tutti gli operatori pastorali, c'è un ritiro di preparazione al Natale, lo guida Donnello. Alle 3:30, chi vuole, ci vediamo a Santa Teresa, il nostro solito posto di appuntamenti. Domani si chiude praticamente la novena, al mattino normalmente, poi al pomeriggio alle 5 c'è la messa che celebriamo alla casa di riposo. Domani sera invece alle 11:30, quindi alle 23:30, veglia per la nascita di Gesù. A mezzanotte ci troveremo con la nascita di Gesù. Alle 11:30 saremo precisi, quindi se vogliamo proprio raccoglierci, faccio una raccomandazione, non me ne vogliate. Se dovete venire a messa, non venite sempre un pizzo. Veniamo qualche minuto prima per prepararci nel silenzio e nell'accoglimento. E puntualmente a notte di Natale, una notte di Pasqua, a mezzanotte la chiesa si riempie, ma prima, nel momento di preghiera, siamo orfani di tante persone. E se è possibile, sbaltite il vino prima. Capite ma che cosa voglio dire? Giorno di Natale le messe come i giorni festivi, sempre con l'appuntamento, già i bambini, vedete, manca il catechismo, subito vanno in ferie pure loro a Natale, poi non so nemmeno se teniamo questi bambini, che sarebbe la loro festa. Giorno di Santo Stefano è la festa del patrono di questa antica parrocchia di Santo Stefano, e alle 10:30 c'è la concelebrazione solenne di tutti i sacerdoti dell'isola e degli amici che vogliono. La celebrazione quest'anno è presieduta dal vicario generale della nostra diocesi, Don Mario Cafiero. Leggete poi gli altri appuntamenti. Uno lo voglio sottolineare ed è quello di domenica prossima 30, alla messa della sera, invitiamo tutte le famiglie e si accodano anche i nubenti, quelli che si devono sposare il prossimo anno, rinnoveremo le promesse matrimoniali. Poi c'è un momento forte, sempre domenica prossima alle ore 17, incontro con tutti gli operatori pastorali, col consiglio pastorale, consigli affari economici, di tutti quei membri della parrocchia che vogliono, per lo scambio degli auguri. Quindi un momento bello anche questo. Il resto lo troverete qua sopra, sul foglio. Il Signore sia con voi, preghiamo. O Dio che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quando più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Domani notte c'è un cambio sul programma. Era previsto che portavamo il bambino dopo la benedizione sulla funicolare a Sant'Anna. Stiamo completando il lavoro di un bagnetto, perciò poi scoprimmo l'affresco. Per cui non andremo a Sant'Anna, ma porteremo il bambino al centro di questa chiesa qui. Glorificate il Signore con la vostra vita, buona preparazione e buona venuta di Gesù nelle nostre case. Rendiamo grazie a Dio.